Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Le letture di questa sera, nella loro distinzione e diversità, ci pongono davanti il duplice precetto dell'amore, perché il Vangelo, questo passo molto bello e molto esigente del Vangelo di Luca, non fa altro che rappresentarci il primato assoluto su tutto e su tutti dell'amore di Dio, in particolare dell'amore verso Gesù e le esigenze che comporta una sequela radicale di lui, mentre la prima lettura è abbastanza facile capire che ci parlava dell'amore del prossimo. San Paolo dice di non avere nessun debito con nessuno, non si fanno i debiti, mi raccomando, fare sempre le spese proporzionate alle proprie tasche, salvo vabbè, cose possibili per mutui o cose di questo genere, ma sempre con oculatezza. Il debito che noi abbiamo verso tutti è quello di un amore vicendevole. L'amore sì, l'amore possiamo essere, anzi dobbiamo essere, considerarci in debito verso tutti, perché tutti quanti sono meritevoli del nostro amore, secondo la legge del Signore. E spiega come gli ultimi precetti del Decalogo, quelli della seconda parte, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, eccetera, sono in realtà una sintesi del secondo comandamento della carità, che amerai il prossimo tuo come te stesso, in forza del fatto che l'amore non fa mai e per nessun motivo male al prossimo. Il Vangelo invece ci presenta le esigenze dell'amore e della sequela del Signore. Ci sono alcune cose da tenere presenti. L'amore verso Gesù viene prima degli affetti anche più santi. Se uno vuole essere discepolo, e attenzione, essere discepolo vuol dire seguirlo senza lacci, senza limiti, senza se e senza ma. Quindi, Gesù non dice chi non fa queste cose va all'inferno, no, perché va all'inferno chi non osserva i 10 comandamenti. Ma se uno non è disposto ad anteporre a tutto e a tutti l'amore di Gesù, non può seguirlo, non può definirsi suo discepolo, la prima cosa. La seconda cosa, chi non porta la propria croce, chi non è disposto ad abbracciare la croce. Questo perché Gesù ha fatto questo nella sua vita. Per esempio, l'episodio bello ma misterioso del quinto mistero gaudioso, Gesù sparisce dalla circolazione, sapete, no? Lasciando in angoscia per 3 giorni San Giuseppe. Oggi è mercoledì, stiamo celebrando la messa per lui, la Madonna. Perché? Perché non avvertiti? Scusate, io devo un attimo fare un'uscita, un prequel al Tempio di Gerusalemme, do qualche insight, si dice in inglese, ai rabbini per fargli capire che è arrivato il tempo del Messia e poi torniamo a casa. Devi dirlo, no? Non l'ha fatto. E quando la Madonna dice, figlio, ma perché ci hai fatto così? Noi, io, tuo padre e Dio ti cercavamo. Che ha risposto lui? Perché mi cercavate? Io devo occuparmi delle cose del padre mio. Quindi è un gesto che lui ha fatto proprio per... quello era un mettere in pratica in anticipo quello che avrebbe detto. Ma lo stesso quando ha cominciato la vita pubblica, no? Cioè, immaginate, sarà stato facile per Gesù e per la Madonna una vita insieme, chi lo sa che hanno fatto. Quanto sono stati contenti di stare vicino uno a fianco all'altro, vuol dire, adesso fine. O peggio ancora, no? Il Giovedì Santo. Immaginiamo se Gesù non avesse messo l'amore all'obbedienza al Padre e a noi prima degli affetti più santi. La Madonna non è morta di dolore per un miracolo dell'Altissimo, ma lui ha accettato di farle vivere questa cosa, non solo di portarsela sotto la croce, perché doveva starci pure lei. Capite come ogni buon maestro mette in pratica le cose che dice, quindi queste sono le esigenze profonde della sequela. Se non ci sono queste condizioni, quindi Gesù va davanti a tutto e a tutti e si è disposti a soffrire per lui, ecco, intervengono le due parabole. È come chi, volendo costruire una torre, non calcola se mezzi, cioè vuol dire che non ce la farai, cioè quando arriveranno i momenti in cui dovrai fare delle scelte forti, per amore mio, non ce la farai a farlo se non c'è questo distacco, oppure la guerra di un re contro un altro re. Quindi è meglio che lasci perdere, ok? Ci sono dei passaggi di alcuni scritti che ci informano di qualcosa della vita terrena di Gesù, che Gesù ogni tanto a qualcuno dice, tu non venire tra i miei discepoli, tu fai la tua vita normale, osservi i 10 comandamenti, fai il bravo ragazzo, perché non è roba per te. È una chiamata un pochino ovviamente specifica questa qui, quella di essere fedeli al Signore fino a questa dimensione e proporzione. Ecco, certamente è una cosa bellissima, una cosa
meravigliosa. È importante chiudere, perché Gesù pronuncia queste parole? Luca è sempre molto, siccome molta gente andava con lui, Gesù si voltò e disse: sono troppi. Ma non è che non li vuole Gesù, dice: ma magari fosse tutto il mondo, dico, però, cioè, venite, però sappiate che per stare con me ci sono queste condizioni impegnative da osservare. Ecco, certamente, ripeto, bellissime, ma impegnative, perché con Gesù, sapete, non è necessario, dicono i maestri di spirito, come dire, materialmente essere staccati da tutte queste cose, no? Dice la moglie se la tiene, dice i figli se li tienono, non è che devi lasciarli per strada. È un fatto del cuore, cioè nel momento in cui arriva la situazione in cui questi due beni entrano in conflitto, tu chi scegli? E guardate che in certe situazioni è veramente molto molto impegnativo. Questo è un fatto interiore, è un distacco affettivo, cioè il nostro cuore deve essere attaccato a Gesù, può volere bene a tutti, ma non in modo che nessun attaccamento ci distolga dall'unico attaccamento benedetto da Dio, appunto quello al Signore e alla sua volontà. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.